Posizione irregolare fuori di gioco. Bentner. No, però che sfortuna la Juve. No, se vince su gol irregolare, ragazzi. Ha segnato un gol irregolare. Allora, non hanno dato un gol regolare al Catania. Vabbè. E la Juve ha fatto un gol su un giocatore che era in una posizione irregolare. Con Bender che ha fatto in tempo a sbagliare il gol in maniera clamorosa. Raccontiamo bene il tocco di Vucinic per Bentner all'interno dell'area. Probabilmente aveva il piede destro al di là dell'ultimo difensore. Diciamo del le cose come stanno, Mauro. Dai, fuori gioco. Era in fuori gioco, non probabilmente. Sì, beh, dai, vedere il tocco era di in fuori gioco, Mauro. Siamo su. Veramente a livello di centimetri. Bisogna vedere il tocco di partenza, se è stata fermata in posizione corretta. Comunque, da quello che abbiamo visto, posizione irregolare, Bentner si è trovato a calciare praticamente solo davanti al Dukar, il piatto sinistro, a cercare il palo lontano, invece ha colpito male andando proprio a trovare il corpo del portiere del Catania in uscita, la palla è rimasta lì all'interno dell'area, si è un po' allargata sulla sinistra, di lì è arrivato Vidal, di lì è stato un gioco da ragazzi. Allora, proviamo a raffigurarlo col tablet. C'è anche un rigore oltretutto. La palla un istante, Enzo, un attimo solo, arriva Bender, si trova, è in fuorigioco, riesce ad arrivare sulla palla. Prova a cercare il palo lontano, palo lungo. Ma la palla viene respinta. Cosa fa? Arriva. Bene. Ha cercato di mettere il palo lontano. Arriva Vidal e col portiere a terra mette in porta. Dai, 1-0 dopo errore di Bender clamoroso, ma dopo ancor più clamoroso posizione di Bender. Perché di poco, difficile da capire, ma era in fuorigioco. Sì, qualcuno ha l'impressione, Marocchino, che Bender non fosse in fuorigioco. Era fuorigioco col piede. Difficile per l'arbitro, ma non per il guardalinea, se da quella parte. Ma è lo stesso guardalinea del primo tempo. Ma è lo stesso guardalinea del primo tempo. No, c'è lo stesso giudice di porta, Rizzoli. Il campionato dovrebbe essere sospeso, ragazzi, c'è poco da dire da fare. Perché